Gliascoltabili.it presenta Scemi da un matrimonio. Tragistorie di coppia. Tragistorie di coppia. Cerca di restare a casa stamattina, almeno fino alle 11. Come restare a casa? Non se ne parla, perché? Oh, che cavolo, stai sempre a farmi le domande. Ma rispondimi di sì e basta! Comunque qualcuno deve aprire a Consuelo, no? In questa casa ci siamo io e te. Questo mi è molto chiaro, ci vedo anch'io. Ma perché io? Ho pilates sculturale alle 10:30, non posso tornare a casa per le 11. Cosa pilates sculturale? Ma di che diavolo parli? Significa allenarsi mentre l'istruttore ti legge Elena Ferrante ad alta voce. Oh. È un'espansione giorgiana della disciplina che hanno appena portato in Italia. Inutile che sto qui a spiegarti, perché tanto non lo capiresti. Anche perché dubito che me ne importi qualcosa. Senti, Carmen, comunque alle 11 io non ci sono. Vado al pub con Marcello. Ah, quindi adesso ci andate pure alle 11 di mattina? Sì. E che c'è, una mattinée di Jägermaster per pensionati? Non capisco perché tu ti possa fare il tuo pilates culturale del cavolo, mentre io non posso venire un amico per bere una cosa. Bere una cosa? Sì. Alle 11 di mattina? Certo. Alla vostra età? Ma per piacere. Al massimo potreste tracannare la pipì del pappagallo. Ma sai che c'è? Ma diciamo a Consuelo di non venire. Viviamo pure immersi nelle tue felpe di paille sporche di Danone al cioccolato. Oh. E tanto, mica sei tu a lavarle, no? Devo vedermela io. Come tutte le rogne che si rispettino qua dentro. Certo. Ogni tanto mi chiedo, ma se prendessi una monetina per tutte le felpe che lavo, sarei ricca? La risposta di qual è? Sì, sarei ricca, ovviamente. Ovviamente. Un po' di maretta negli ultimi tempi a casa di Carmen e Goffredo. Non che ci sia sempre la serenità nell'aria, ma da diverse settimane la musica è cambiata. I nostri amici sono stati innamorati pazzi l'una dell'altro. Si sono conosciuti tardi, la loro non è una di quelle relazioni che vanno avanti da secoli e secoli. Goffredo viene da un altro matrimonio. Carmen è reduce da tante relazioni fallimentari, troppe. La loro relazione è stata quella che si può definire una scommessa. Si dice spesso che una persona, superata una certa età, deve smettere di sognare il grande amore. Ma perché limitarsi? Perché bloccarsi? Non è giusto. E allora spazio alla riscoperta dei sentimenti, della passione, degli ardori. Peccato però che ricominciare ad amare qualcuno significa prenderselo con pregi, certo, ma anche difetti. Quando ho conosciuto Goffredo avevo 40 anni e facevo l'indossatrice di scarpe. Per anni ho fatto la modella coi più grandi, Coveri, Guy, Spadafora. Lui mi ha incontrato in un centro commerciale dove posavo con i miei stilettos. Mi ha detto di non avere mai incontrato una donna così... disperata. Sexy, ma disperata. Si vedeva che aveva superato da poco gli anta, un po' fuori target per me. Goffredo ha 68 anni. Troppo anziana, decisamente fuori target. Di solito le ventenni mi saltano addosso come fossero cavallette e io fossi il miele. Aspettate, le cavallette lo mangiano il miele? Beh, Carmen e Goffredo saranno pure stagionati, ma sono una coppia come tante altre. Forse un po' anomala, come vi dicevamo. Spesso quando pensiamo ai grandi amori ci vengono in mente storie che nascono sotto il vischio, con persone che si incontrano all'asilo e stanno insieme fino a quando uno dei due viene chiamato all'altro mondo. Oggi il concetto di coppia ha trasformato i suoi connotati, è decisamente più liquido. E iniziare una storia quando non si è più giovanissimi ormai non è qualcosa che ci deve fare storcere il naso. Fa parte del corso normale delle cose. Ci si può innamorare anche da maturi, cari miei. Ed è quello che capita anche a Goffredo e Carmen, che si vivono la loro storia come meglio credono. Momenti belli. E anche le liti sono all'ordine del giorno. Ultimamente però troppo all'ordine del giorno. Si può sapere chi cavolo è che continua a scriverti su WhatsApp? Nessuno, stupidaggini. Ah, nessuno? Sì, nessuno. Che vuoi, che ti faccia cadere tutte le otturazioni che hai in bocca? Ah, tieni, Carmen, guarda da te. Alcatraz. E chi è Alcatraz?
Ma non è il nome della discoteca? Carmen non è proprio un'arca di scienza, ma che volete, io le voglio bene lo stesso. Carmen, Alcatraz è un gruppo di soli uomini. Siamo una cinquantina tra amici del tennis, ex colleghi, cugini di secondo grado, barbieri di qualcuno, carabinieri che conoscono qualcun altro. Funziona così. Ognuno ci inserisce chi vuole. Certo, devono essere solo maschie. Le donne noi non ce le vogliamo ad Alcatraz. Nessuno può scappare. E se qualcuno prova a lasciare la chat, lo riacciuffiamo e lo reinseriamo. Ma che cavolo significa? E non ci sono donne dentro? No. Sicuramente sarà pieno di foto con femmine nude. Ma sì, ovviamente c'è tanta pornografia dentro. Guarda, scorri tra le immagini che ieri ha mandato Bobo. Qual è Bobo? Quel tipo dell'autoremessa. Ogni mattina ci manda il porno quotidiano, un video. Noi lo chiamiamo Good Porning. Guarda che carina questa signorina in bikini. Sì, sì. Che accarezza il pony. Sembra felice. Sì, Carmen è molto felice. Ridammi il cellulare. Carmen è di una gelosia ossessiva. Non so più cosa fare, è una patologia. Tutti, anche i nostri amici, non fanno che ripeterle: sei tu la giovane della coppia. Oddio, non capite male, anch'io piaccio alle donne, non è questo il problema. Solo che devo tenerla tranquilla. Mio marito mi dà modo di essere gelosa. Non è mai stata facile tra noi, eh. Quando ci siamo sposati la gente stava lì a dirmi: Carmen, te lo stai prendendo solo per soldi, a chi vuoi darla a bere? Perché io apparivo nelle confezioni di carta igienica low cost, mentre lui invece giocava a badminton e fatturava milioni di euro. Ha un'azienda di tappi da sughero. Beh, sapete che c'è? Non è vero che l'ho sposato per soldi. L'ho sposato perché aveva la Maserati. Più o meno avete capito come funziona tra Goffredo e Carmen. Lui è un uomo d'affari un po' avanti con l'età. Lei è una donna sexy, magnetica e esigente. Sì, da un po' di settimane Carmen richiede continuamente attenzioni al marito. È arrivata in quella fase in cui una donna ha bisogno di sentirsi amata dall'uomo che ama. Ecco, voi direte, che cosa c'è di strano? È un momento che prima o poi giunge nella vita di tutti, solo che Carmen ha un modo tutto particolare di richiedere esclusività. Resta sempre una modella, e le modelle non è che si accontentino di qualche bacino o di due o tre regalini, vogliono sentirsi protagoniste assolute. Goffredo, dal canto suo, è un imprenditore vecchio stampo. Non capisce dove voglia andare a parare la sua signora. Non le basta la bella vita che le ha permesso di fare? No. So di essere una moglie pesante, ma non posso farci niente. Dio mi ha fatta così. Sono impetuosa, diciamo, no? Cioè, non lo dico io, No, c'è scritto nella relazione della polizia di quella volta che ho spaccato il paraurti di una testa di cazzo che ho tamponato nel parcheggio di un centro commerciale. C'aveva la scusa che la mamma disabile aveva bisogno di tempo per scendere dalla macchina. Una volta mia cugina Sonia, lo Lucenit, mi ha urlato contro: piantala di rompere i coglioni! Solo perché avevano finito gli involtini vietnamiti e io mi ero messa a protestare contro la giapponese vestita come Candy Candy. Beh, vi dico solo che da quel giorno Sonia sta ancora cercando il lobo dell'orecchio sinistro. Carmen è una puledra senza briglia. Io le donne così le attiro, so domarle, placarle, sedurle. Credo sia qualcosa che ha a che fare con la chimica dei corpi, del mio corpo, per l'esattezza. E di signore che ti possano dire quanto sia incalzante Goffredo Boiocchi, cioè io, beh, ne potete trovare un bel po'. Scusate il telefono. Sì, pronto, parla Boiocchi. Ah, sì, sono io quello che vi ha chiamato per avere informazioni sulle confezioni di Ragadil. Oh, sapete, mi hanno chiamato perché vogliono inviarmi una serie di fumetti su un personaggio fantastico e bellissimo, solo che poco conosciuto, forse non lo conosce nessuno. Pronto? Ah, me lo spediscono dall'Ungheria, sì. Ah sì, ma mi raccomando, non tenetele troppo al caldo, altrimenti è come passarci sopra la lingua di un boxer.
Tutte le coppie del mondo vivono di occasioni speciali da festeggiare. Sono pochi i momenti dell'anno attorno ai quali ruotano le emozioni di chi si ama. Anniversari, mesiversari e compleanni. In casa Boiocchi fervono i preparativi per un evento molto atteso. Molto atteso solo da Carmen. Si tratta del compleanno di Goffredo, che sta per compiere 69 anni. Carmen vorrebbe festeggiare in grande, ma Goffredo non è dello stesso avviso. Ti prego, andiamo almeno a cena da Wagyu. Ah, guarda, quando mi ci hai portato mi hanno intossicato con del tonno che probabilmente era stato vomitato da un altro tonno morto. Scordatelo, Carmen. Sulla guida TV ho visto che quella sera danno la stangata. Hai presente? E comunque c'è poco da festeggiare, ragazza mia. Ma sono 69! 69! Ma quando ti ricapita una cosa simile? E l'ultima volta che ho pronunciato queste stesse parole mi ricordo che ero al Baglioni di Milano e cancellavo per sempre dalla rubrica il numero delle gemelle Kessler. Ma perché devi essere così bruto? Ma non possiamo fare come tutte le persone normali? Come tutte le coppie normali? Cioè? I compleanni vanno festeggiati! È la nostra ombra di luce che si rinnova! E questa stronzata chi te l'ha raccontata? Boh? Ah sì, ecco, l'ho letto su una foto di Facebook. Ah. Sì, di quelle con le stelline Snoopy. Dio santo. Comunque, no, nessuna festa di compleanno, Carmen. Toglitelo dalla testa, chiaro? Goffredo non lo sa, ma gli ho preparato una sorpresa. Il giorno del suo compleanno, mercoledì, lo porto a Parigi. Lo vendo, chiamo un taxi, lo riempio di fondue e andiamo all'aeroporto. Adoro! So benissimo della sorpresa che Carmen mi sta preparando. Lei non è molto pratica di rete, non ha una sua mail e quindi per gli acquisti usa la mia. E ovviamente mi è arrivata la conferma del biglietto per la Francia, comprato con la mia carta di credito. Bella sorpresa. Non ho nessuna intenzione di andarci. Parigi mi fa schifo, i 69 anni mi faranno schifo, devo trovare una scusa qualunque. Quello che Goffredo non sa è che la scusa sta per arrivare in maniera del tutto casuale e ha le forme di un'amica che arriva dal passato. 8 messaggi in segreteria! Ma l'hai contati, eh? È normale che ti lasci 8 messaggi nella nostra segreteria? E poi voglio dire, non può chiamarti al cellulare? Ma che bisogno c'è di farmi sentire la sua voce del cazzo? Guarda, non giudicare il rapporto degli altri con la tecnologia. L'altra sera ti ho detto di portarmi in camera il tablet e tu sei tornata con una stecca di cioccolato. Senti, devi spiegarmi perché quella donna sente la necessità di doverti parlare. Dimmelo. È assolutamente fuori luogo. Voglio dire, cosa crede? Che non verrò a sapere che vi state sentendo? Ma perché non si arrende al fatto che oramai è vecchia e non la vuole più nessuno? Io davvero non la capisco. Mi pare assurdo, cavolo. Carmen è furiosa perché mi ha scritto Renata, la mia prima moglie. Dice che deve parlarmi di una cosa urgente. Chissà cosa vorrà. È sempre in mezzo. Quella cosa orrenda, quella donna. È sempre tra di noi. Lei non ama Goffredo. Ama l'idea di venirmi contro, di farmi la guerra. Strega. La signora è quella che quando parla con Goffredo mi chiama Lady Bulimia. All'inizio non sapevo manco che significava. Poi ho cercato sul vocabolario e io mangio in maniera compulsiva, ma non vomito. Visto? Non sa niente di me. Oh, davvero? È il compleanno di Antonello e più importante del tuo per quella donna? Ma lo sai che lo adoriamo. Come puoi essere così senza cuore? Io sono quella senza cuore? Sì. E tu? Tu che mi porti a casa un mucchio di pulci quando potremmo stare insieme in un giorno così importante? Povero Antonello. Antonello è il gatto che io e Renata abbiamo preso prima di separarci. Quest'anno compie 20 anni. Noi non abbiamo mai avuto figli, quindi potete immaginare quanto siamo affezionati a quella splendida, tenera creatura. Lo considero un po' un padre. Davvero non riesco a credere che ogni volta che quella donna chiede aiuto tu le corri incontro come... ma che ne so, come un pastore che ha i suoi pecore. Carmen, tu non hai mai avuto animali e non puoi capire